Presidente, com'è andato ieri? Avete riposato bene? Lei è impegnato nel vertice. Bene, ma poco, perché abbiamo fatto molto tardi. Stiamo lavorando, oggi portiamo la NADEF in Consiglio dei Ministri, che è il primo documento ufficiale per la programmazione economica, quindi diciamo preannuncia la manovra di bilancio. La prima bella notizia è che sterilizziamo l'incremento dell'IVA. Neutralizziamo le clausole di salvaguardia, quindi i 23 miliardi ci sono, li abbiamo trovati. Adesso stiamo completando perché c'è ancora qualche copertura che ci manca, ma siamo molto ambiziosi. Le riduzioni delle tasse in buste paga ci saranno pure? Guardi, il mio obiettivo è assolutamente dare più soldi in busta paga agli italiani e ai lavoratori dipendenti, quindi secondo me è giusto che in questa congiuntura economica ci sia il cuneo fiscale a favore dei lavoratori. Lo abbiamo scritto nel nostro programma economico. Quindi non si parla più di rimodulare l'IVA? Guardate, qui c'è un equivoco. Il mio obiettivo è quello di consentire addirittura di abbassare l'IVA. A me piacerebbe, e stiamo lavorando per portare per esempio a beneficio di tutti gli italiani le bollette dal 10% di IVA al 5%. Mi piace che le famiglie meno abbienti abbiano la possibilità di comprare pasta, pane, frutta fresca, latte, che adesso è dal 4% all'1%. Per fare questo ovviamente dobbiamo incrementare l'utilizzo anche di mezzi di pagamento alternativi a quelli tradizionali al contante. Però attenzione, per fare questo dobbiamo fare un piano. Io ho parlato di un patto con tutti gli italiani, con tutti i cittadini. Significa allora, per completare questo piano, dare la possibilità a tutti, anche a chi non ha una carta di credito, non se lo può permettere, una carta di debito, un bancomat, chi non ha un conto corrente in una banca, di poter accedere a questi mezzi elettronici di pagamento. Quindi a costo zero, senza provvigioni, alla portata di tutti. Insomma, ci sono tanti modi e stiamo valutando questo piano complessivo. Quello che vorrei chiarire è che io sono andato in Parlamento non a chiedere e ottenere che non aumentasse l'IVA, appunto, la sterilizzazione dell'IVA. Io sono andato in Parlamento e ho ottenuto la fiducia per realizzare una svolta verde, per perseguire l'evasione e contrastare l'evasione delle tasse, per realizzare la modernizzazione del Paese, la digitalizzazione dell'intero comparto, per promuovere gli investimenti, far volare l'Italia. Quindi non mi posso accontentare solo di sterilizzare l'IVA. Grazie. Le commissioni su chi usa le carte, i bancomat? Ma infatti il meccanismo e la logica a cui stiamo lavorando è di incentivare, di rendere, di beneficiare le persone per indurle a utilizzare questi sistemi, che ovviamente ci consentiranno di contrastare l'evasione. E quello è il grande obiettivo. È lì che io ho preso un impegno con gli italiani e mi sembra condiviso da tutte le forze politiche. Dobbiamo pagare tutti per pagare di meno. Perdoni, lo scontro dalle forze politiche è sugli aumenti selettivi dell'IVA. Questi aumenti selettivi possiamo assicurare che non ci saranno? Possiamo assicurare che ci sarà una sintesi? Stiamo lavorando a un piano proprio per raggiungere tutti questi obiettivi che vi ho annunciato. Lasciateci qualche giorno di tempo. Torna a fare il mediatore, Presidente, come nella punte 1, diciamo, quando doveva mediare tra... No, guardi, mediatore, qui non si tratta di fare il mediatore, io sono il riformatore del Paese e questo è il mandato che ho per tutti gli italiani. Grazie.